Benvenuti a tutti, io davvero vi porto un saluto velocissimo, poi lascio ben volentieri la parola ad altri. È un benvenuto in realtà perché la giornata è importante, credo che oggi stiamo avvenendo un po' di cose a Rovereto anche piuttosto curiose e nuove forse per la città, perché è la prima volta che abbiamo una giornata dell'Europa Urban Center. Io sono appena tornata dalla sessione di simulazione del Parlamento Europeo presso il nostro Istituto Rosmini. E devo dire che l'impressione è quella che pian piano, soprattutto in questo momento in cui effettivamente l'Europa, il vecchio continente è un po' forse in difficoltà e ha bisogno di ritrovare la propria identità, ecco, proprio in questo momento forse si sta riscoprendo il valore del termine Europa. Non mi nascondo che personalmente la considero una necessità in questo momento, perché se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo capire innanzitutto qual è il percorso che i nostri genitori, i nostri padri, i nonni hanno costruito e il perché soprattutto sono arrivati a costruire un'Europa unita e quindi cercare di evitare ulteriori conflitti attraverso trattati di pace, ma soprattutto attraverso la costruzione di una democrazia condivisa. Ma è evidentemente il momento questo necessario per capire come ripartire. Ecco perché Memorie d'Europa credo sia, ne parlavo appunto ieri in conferenza stampa, un titolo necessario in questo momento. Oggi con i ragazzi dicevo una cosa molto semplice, il terrore che queste generazioni si dimentichino del passato. Il fatto di non aver vissuto sulle nostre spalle o direttamente sulle spalle dei nostri genitori il conflitto o i conflitti che invece hanno martoriato all'inizio del Novecento rischia di essere effettivamente un rischio, ci faccia percepire il conflitto e le guerre come qualcosa di talmente lontano che non è più un pericolo e quindi potrebbe addirittura tornare. Ecco perché davvero ringrazio per la scelta del tema di oggi, perché quando si costruisce una conferenza, soprattutto appunto su questi temi, si deve davvero prendere l'argomento a 360 gradi. L'Osservatorio Balcani in Caucaso si occupa delle guerre che avvengono, ahimè, o sono avvenute chiaramente nel più vicino passato, ma soprattutto negli stati più vicini, in quali magari non ci aspettavamo di trovare dei conflitti 10-20 anni fa, segno che questo può tornare, ma di nuovo un ragionamento appunto sul passato è fondamentale. Io lascio la parola ai nostri conferenzieri e davvero ringrazio Lorenzo Baratter, Luisa Chiodi e Stefano Battoni. Vi porto subito il sindaco, purtroppo questi giorni sono un po' pieni di impegni operati, ma spero di sostituirlo davvero portandovi tutti i saluti dell'amministrazione. Io non posso altro che augurare buona festa d'Europa a tutti. E spero che davvero di queste giornate ce ne siano ben altre, anche magari al di fuori del maggio, insomma, che è appunto deputato a restituire un'immagine, un'idea di una serie di una Europa unita. Quindi grazie e soprattutto buona forza.